Salve ragazzi, bentornati con un nuovissimo video. Oggi siamo su un video un pochettino particolare e diverso dal solito. YouTube Premium e YouTube Music sono due forme di abbonamento che YouTube da ieri praticamente pomeriggio in Italia ha cominciato a diffondere attraverso la piattaforma principale che è appunto YouTube. Sinceramente non ho attivato nessuno di questi due abbonamenti, ma penso che entrambi siano abbastanza utili. Però il prezzo, sul prezzo avrei un pochettino da ridire, perché raga, prezzo non è che è tanto buono. YouTube Premium innanzitutto cosa offre? YouTube Premium offre innanzitutto i video senza annunci e video offline, offre musica premium, quindi la musica tipo Spotify, e YouTube Originals, sarebbero contenuti originali che finalmente si differenziano dal solito. Per farvi capire questa YouTube Originals per cosa si intende? Si intende che i film che caricano di pirateria sui canali YouTube tipo sconosciuti, quelli verranno cancellati e avranno priorità sulla piattaforma i contenuti YouTube Originals, targati Original. Quindi raga, sono film e serie TV che sono caricate dagli stessi produttori di questi film, quindi veramente raga avremo film in qualità assoluta. Vi ripeto, non farò questo abbonamento, ma mi piace. Video senza annunci offline, senza annunci era prevedibile, perché alla fine un utente paga 11 euro per non vedere gli annunci, e questi 11 euro poi vanno a YouTube, che li smista un po' a coprire i soldi che non guadagnano i YouTuber attraverso quelle persone che non guardano l'annuncio. Quindi un po' un giro di economia, un po' giro finanziario, però ci sta. Il download a portata di mano e la riproduzione in background sono due cose che sono state praticamente scopiazzate dal carissimo Spotify. Quindi ragazzi, il download a portata di mano sarebbe l'iconcina scarica che trovate accanto al video, per chi è abbonato clicca scarica e glielo scarica, per chi non è abbonato gli appare subito la pubblicità dell'abbonamento. Però raga, poi una volta che lo scaricate non lo potete portare in galleria, cosa che la si fa con un programmino di pirateria sul cellulare, ma lo portate in una playlist che vi crea stesso YouTube all'interno, con l'unica differenza che però lo potete guardare in offline quando non avete connessione. Penso sia una cosa utilissima, però con 11 euro ci sono programmini gratuiti che sono veramente ottimi, quindi il resto immaginatelo voi. YouTube Music, per me sentire YouTube e musica è stato sempre un ossimoro, nel senso che ho sempre pensato che la musica su YouTube non potesse mai essere caricata in file originale. Invece adesso YouTube si affilia con la CI e con altre case discografiche per caricare sulla stessa piattaforma gli album ufficiali degli artisti. Quindi vedremo uno Spotify, un Deezer, un YouTube Music, un Apple Music, Play Music, vedremo veramente tantissime piattaforme, anche se a mio parere la più utile, la più giusta, rimane Spotify, perché io adoro Spotify. La cosa che più mi è piaciuta, la cosa che ho reso più giusta si creasse su questa piattaforma, è YouTube Kids. YouTube Kids ragazzi è una un'applicazione esterna che la scaricate dal Play Store, dall'App Store, che purtroppo adesso è disponibile soltanto negli Stati Uniti, però è veramente un'applicazione molto ma molto bella che mi ha colpito veramente tantissimo. YouTube Kids è stato creato per rendere più sicuro e semplice per i bambini, diciamo, esplorare sulla piattaforma e guardare video, quei video senza restrizioni e quei video che non vengono più bloccati. Anche il layout devo dire che è molto ma molto figo. Guardate sta iPad, guardate sto cellulare raga, il layout è veramente fighissimo, mi ha colpito veramente tantissimo, mi piace veramente molto. Questi pulsantini che vedete sopra, il cuore, lo show, la nota musicale, la lampadina e le tre frecce, sono modificabili, quindi diciamo un po' sono come il centro di controllo di un iPhone, cioè sono modificabili e puoi mettere quelli là che ti sembrano un po' più giusti e controlli molto più veloci, quindi è una cosa molto... Ma la cosa bella è che possiamo fare tutte queste cose, che praticamente sarebbero veramente tantissime. Quindi praticamente il bambino scarica YouTube Kids, mentre il genitore da YouTube si guarda l'account, ma si guarda la cronologia, si guarda il blocco, si guarda tutto raga, si guarda il timer, il controllo di ricerca, la segnalazione. Ah raga, è da notare che mi trovo su uno store americano, ed è uscita già l'applicazione YouTube Music, eccola qua, la tengo davanti, è molto bella, devo dire la verità, una bellissima applicazione, YouTube Music si chiama, ed è uscita già YouTube Kids anche, eccola qui, e abbiamo sullo store sempre americano YouTube TV qua, e poi abbiamo YouTube Gaming che dalle nostre parti non si vede ancora, però molti lo scaricano craccato come ho fatto io raga, perché YouTube Gaming penso sia davvero la vita per chi fa streaming, per chi fa live, veramente raga è veramente una cosa bellissima YouTube. Beh ragazzi, che dire, dopo questa breve considerazione non posso che sostanzialmente dirvi che YouTube Premium, YouTube Music e YouTube Kids sono state
state veramente delle innovazioni ed è un passo avanti per YouTube. Tipo che per me, perché credevo che comunque la musica non approdasse mai su una piattaforma così aperta, così diciamo vasta, aperta a tutti e con il caricamento pubblico su YouTube, ecco, finalmente è approvata anche la musica, però con 11 euro al mese, quindi meh. Quindi ragazzi, dopo queste brevi considerazioni e questa breve introduzione a queste nuove piattaforme, io direi per questo video è tutto. Vi seguite su Instagram di Asics, attimo basso official, seguitemi su Facebook di Asics, profilo privato con scuola di Biase, iscrivetevi al canale ragazzi per i prossimi video, per le prossime stream e per la prossima roba. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!